Ok, siamo in diretta. Allora siamo tutti, ci siamo tutti, no, non parlo neanche con voi, però accettiamo di ritardare, siamo per gli accetti. Qualcuno ancora si deve sistemare, prendiamo tutti, prendono posto. Allora, buon pomeriggio a tutti. Gli amici del libro della biblioteca, col patrocinio dell'amministrazione comunale di Siderno, col contributo di Ginetta Rotondo, scrittrice, sì, di Emanuela Licciardelli, regista, di Caterina Aurilla, responsabile dello sportello legale antiviolenza del comune di Siderno, e col contributo artistico della scrittrice Giuliana Conteri, si ritrova a discutere e riflettere di violenza sulle donne e come contrastarla. A condurre e guidarci è con noi la nostra grande Simona Masciaga, a tenere diversi interventi sarà per il dibattito con tutti i presenti, sia presenti in presenza e sia presenti a distanza. Simona, a te il microfono, grazie. Grazie a tutti, buonasera e benvenuti tutti quanti a questa serata dedicata alla violenza contro le donne. Purtroppo le cronache odierne sono sature di questi eventi drammatici, infelici e soprattutto sgradevoli. Sì, con noi abbiamo Ginetta Rotondo. Buonasera, la passiamo le parole a Ginetta. Buonasera. Presentare, volevo solo essere felice. Abbiamo Emanuela Licciardelli da Belluno. Da Belluno, ok. Che è la regista, che poi tra poco vedremo anche il trailer. Abbiamo con noi l'avvocato Caterina Riglia, responsabile dello sportello antiviolenza contro le donne, quindi del comune di Siderno. E abbiamo una chicca, la nostra pittrice Liliana Condemi, che io invito a venire qua, che con pennellate decise, con il fiscato, la perfetta luce, colore colorante, che all'improvviso la sfondi tranquilli che si proiettano come lunghi silenti, in un mondo apparentemente perfetto. Liliana esce completamente dagli schemi canonici, e con bagliori accecanti nati da impulsi reconditi, tragici, forse ma liberamente programmati, lei dà vita alle sue opere. Ha cambiato molte volte il suo stile, il suo genere pittorico, e ora si è offerta di presentarci le sue ultime opere, che sono dedicate tutto alla violenza contro le donne. Liliana, a te. Io mi presento con quello che faccio. Girati magari verso girati la perché non ti vedo. Vediamo. Ciao. Ginetta, ciao. Sei un bellissimo regalo stasera, guarda, veramente. Possibilità che mi sono proposta io stesso, perché avevo visto la locandina sulla pagina di Ginetta e siccome da parecchio sto lavorando su questa tematica, mi sento molto. E allora mi sono proposta con Simona di presentare delle opere tra quelle che ho realizzato in tutto questo periodo, per partecipare, per omaggiare anche Ginetta che presenta il suo libro. Grazie. Spero che sia il gradimento. Sicuramente. Liliana, ti ringraziamo tantissimo a nome di Arte e di tutti i nostri. Grazie. Bene, diamo il via alla nostra serata. Volevo solo essere felice. Chi di noi non lo vorrebbe?
senza pretese, con poche ambizioni. Una casa, un buon marito che ti ama e ti rispetta, dei figli, forse un lavoro per sbarcare l'orario, forse un minimo di indipendenza e volontà di scegliere e decidere attuare. Neyma, la protagonista del testo, volevo solo essere felice di Ginetta Rotondo, l'avrebbe voluto. Questa giovane donna è partita dalla Somalia, giunse a Rotondo nel giugno del 2017 a bordo di una nave che aveva soccorso centinaia di migranti a largo del Libia. Questa sera io non vi voglio raccontare una storia, un argomento di emigrazione, trito e ritrito, di violenza, trito e ritrita, ma come donna voglio, vorrei rendervi partecipi di ciò che possa raccontare, come ha fatto Ginetta nel suo prosema. Poi ne parleremo, Ginetta, proprio perché ha deciso di dare questa forma letteraria non corrente. Quindi rendervi partecipi e raccontarvi quello che una donna possa subire, assorbire, memorizzare, come qualsiasi altra donna che sia stata vittima di violenze fisiche e psicologiche, e non solo. Questa sera veramente Ginetta è una grande gioia essere con te. Per me è con voi. Poi con Emanuela Licciardello, che poi vedremo anche Licciardelli, di cui poi dopo vedremo anche il trailer del suo cortometraggio, molto forte e molto toccante. Innanzitutto buonasera e grazie di essere qua. Grazie di aver accettato anche il nostro invito, e non esiste, sinceramente, per quanto riguarda il testo letterario, non esiste una scala di valori per dire se un testo sia bello o brutto. Il testo piace, è partito tutto. Allora, i tecnici, diciamo, grazie. È partito. Vuoi il video? No, è partito il microfono. Si sentiva in sala, ma non si sentiva telefonicamente. No, neanche. Forse si è staccato qualcosa? No. C'è la luce qua. Mi sento? No. Quindi la strada. Un attimo di pazienza. Allora, mi sentite voi lo stesso? Sì, noi ti sentiamo. Diciamo, non esiste una scala di valori su cui si possa giudicare un testo. Un testo può piacere come non può piacere. Da critico uno può fare tutte le analisi che vuole, possibili e immaginabili. Certamente questo è un testo che io ho definito un pugno allo stomaco. Un testo che è così diretto, così bello, così pesante, che non si può dire bello o brutto, perché bello potrebbe essere un romanzo come il Paglietto Fine, o come Paglietto Fine, brutto un romanzo scritto male, ma questa è una storia, talmente una storia vera, una storia vissuta, una storia raccontata da una donna, e poi vedremo che tipo di donna, Neyma, una ragazza giovanissima, che racconta tutto ciò che le è capitato. Ginetta, sì. Come mai hai voluto raccontare questa storia e perché? Ma le storie, quando si raccontano, non si sa neanche perché si raccontano. Arrivano. È come se le storie volessero essere raccontate, quindi ti bussano dentro e spingono.
c'era Fabrizio De André che diceva in una canzone, Amico fragile, è bello sapere che dove finiscono le mie dita inizia una chitarra. Per quanto mi riguarda, io invece dico che è bello vedere che dove finiscono le mie dita inizia una penna, perché la scrittura è un daimon che ti abita e che ad un certo punto deve uscire. Si diceva un tempo nelle tradizioni popolari che quando si facevano gli esorcismi e bisognava esorcizzare, il demone usciva dalle estremità o dalle dita dei piedi o dalle dita delle mani. Ecco, è questa la sensazione che si ha. Quando accadono determinate cose, si avverte proprio questo desiderio di farle uscire perché anche altri lo possano sapere, lo possano vedere, lo possano toccare. Perché questo libro in effetti lo vedi, lo senti, lo tocchi quando lo leggi. Non puoi restare indifferente. Io stessa poco fa, quando l'ho ripreso e ho riletto il finale, cioè, mi metto a piangere di nuovo, così come quando l'ho scritto. Allora, parto dall'inizio perché magari per chi non lo conosce il libro, insomma, potrebbe sembrare tutto un discorso, fumoso e nebbioso. Allora, accade, nel 2018 a Crotone che arriva la 18, approdava sempre nel porto, a Crotone c'è il CARA più grande d'Europa per l'accoglienza dei profughi, e arrivò un carico di disperati. Fra questi disperati c'era una ragazza somala di nome Neima, incinta, in condizioni gravissime, e fu condotta subito ovviamente all'ospedale. All'ospedale i medici rimasero basiti quando la visitarono perché questa donna incinta di 32 settimane, mi pare, era all'interno completamente a brandelli, dilaniata perfino negli organi interni e il feto all'interno era vivo. Non riuscivano a spiegarsi come mai una donna in queste condizioni potesse tenere ancora un feto vivo. E alla fine riuscirono a farla partorire e quando nacque, lei guardò la bambina, questo lo raccontarono i medici, che tra cui c'erano anche amici miei, dissero che lei si augurò che morisse la bambina, non perché fosse figlia della violenza, perché era figlia della violenza, ma perché era una femmina e non voleva che potesse subire quello che aveva subito lei. Quindi questa ragazza di 22 anni si augurava la morte della figlia in quanto femmina. Lei si lasciò morire di fame e sete e morì Neima. E la bambina fu adottata da una coppia della Croce Rossa di Crotone. E adesso è una bambina Ecco, bellissima e viva e sta bene. c'è qualcuno che dice speriamo che sia femmina, qualcuno che dice volevo solo i pantaloni, e questa Esatto. addirittura dice invece, auguro la morte di mia figlia proprio Esatto, perché dipende sempre dal punto di vista da cui si dice, si guarda. Il punto di vista di Neima non avrebbe mai potuto dire volevo i pantaloni o speriamo che sia femmina, ecco. mi sono sempre chiesta cosa si provi a essere felice. Io non lo sono mai stata. Ci ho provato, non ci sono riuscita. Si vede che la felicità non era per me. Neppure adesso che stringo tra le braccia la bambina che ho appena partorito. Non immaginavo di provare una pena tanto grande. È un dolore atroce, non solo fisico. È un dolore intimo. La guardo. Penso di aver generato un'altra infelice. Sono cosciente di aver perpetrato per lei la mia sorte. Una sorte nefasta. Questo mi addolora profondamente. Non volevo davvero. È difficile opporsi alla forza bruta del destino. Un destino che ha le sembianze di un uomo violento. Un uomo che ti blocca le braccia, ti allarga le gambe e entra nel tuo interno e ti squarcia la divinità. Non gli importa se provi dolore, conto solo la sua soddisfazione. Non solo quella di aver voluto, conta quella di averti posseduto.
vederti ridotto ad una cosa di cui non disporre il suo piacimento, una cosa da annullare, una cosa di cui tu ti dovrai vergognare. Nessuno lo condannerà per questo. Non c'è pietà. La pietà è per le persone felici. Io cercavo solo di essere felice. Per questo avevo pietà di me. Per questo ho deciso di fuggire. Devo raggiungere l'Italia. Provare a dimenticare di essere una cosa. Volevo cominciare ad essere me. Provare a essere una persona. Una donna. Cosa si prova ad essere una donna? Forse colpa questo desiderio? Ditemi voi che siete felici. È un peccato desiderare di essere come voi. Desiderare di avere una casa, una famiglia, un uomo che mi ami e mi rispetti, un lavoro piccolo, umile, non mi importa. Poter andare a fare la spesa, cucinare un pranzo da consumare insieme, raccontare la giornata di piccole cose. Poter comprare un vestito, un paio di scarpe, una bambola, giocare con mia figlia, accompagnare la scuola tenendola per mano. Ditemi, è una colpa? Non ho mai desiderato diventare ricca e potente, ho sempre desiderato di essere felice. Sotto l'albero vicino a casa mia guardavo il sole schierami le fronde, sognavo l'Italia, pensavo a quanto dovevano essere felici le donne. Mia cugina era riuscita a parlare. Mi aveva scritto cose belle, mi aveva raccontato della generosità degli italiani che avevano accolta. Aveva trovato un lavoro, un marito, si era sposata, aveva due bambini. Era felice. Non desiderava più tornare in Somalia. Aveva vissuto le stesse atrocità che ho vissuto anch'io. Lei ce l'aveva fatta. Aveva sfidato la sorte e aveva vinto. Io volevo solo la stessa cosa. Ginetta, comune sogno di una donna semplice, senza pretese, e per la sola colpa di essere giovane e bella e deve subire le cotte di piume, come tu racconti nel tuo romanzo. Tu stessa dici sulla terra che l'interno esiste e può toccare, e può toccare. E ancora il diavolo non prova più là. Perché secondo te si arriva a questo? Questa domanda potrei farla anche ad Emanuela, visto che è come se ci avessi messo insieme. Questa frase sta benissimo anche nel suo video. Nel suo video c'è un demone è terrificante, in effetti. Non è semplice. Simona, perché il desiderio di essere felici è un desiderio che accomuna tutte le persone. La felicità è il desiderio di tutti. E la domanda che ci si pone sempre è: qual è la felicità? No, che cos'è la felicità? Per me, quello che per me non è per te, non è per Emanuela. Eccolo qua. Tra poco lo vedremo. Eccolo qua. Dicevo, la felicità è quella che per me non è la stessa cosa per Emanuela, non è per te, non è per tutte le persone che sono lì presenti. Ognuno di noi ha un'idea di felicità. E per qualcuno è, che ne so, raggiungere la gloria, la ricchezza, una posizione sociale migliore. Per Neima non era così. E io non so quali fossero i pensieri di Neima, perché io la storia di Neima l'ho ricostruita attraverso tante altre storie di donne che io ho intervistato e molte di loro sono state mie alunne, perché io ho lavorato nei CPA. I CPA sono i centri di formazione per adulti e immigrati, che quando arrivano in Italia sono obbligati a frequentare, se sono minorenni, proprio per la prima formazione linguistica. Io lì ho conosciuto un sacco di ragazzi, maschi e femmine, che provenivano dalla Libia e dai campi libici. E quello che sono riuscita a raccontare è perché loro me l'hanno raccontato. Insomma, sono stata depositaria dei loro demoni.
è stato un periodo terribile per me, perché essere poi il contenitore di questi stati d'animo che non saprei neanche come definire, perché non ci sono parole per definirli, per me è stato veramente un travaglio. Ho cominciato a costruire dentro di me una bolla. Ecco il demone di cui parlavo prima, che preferisco chiamarlo in greco daimon, perché è diverso, un'accezione un po' diversa. Questa bolla che cresceva dentro di me, che doveva uscire, cioè loro più mi raccontavano e più cresceva, Ho scritto un romanzo. Il romanzo mi era stato richiesto dal medico delle carrette del mare, che tra l'altro è mio cugino, mio parente, che mi diceva: tu queste storie le devi scrivere, perché lui l'errore lo aveva toccato con mano da 30 anni, perché da 30 anni che fa il medico che cura i profughi, insomma. Allora mi aveva incaricato, mi aveva dato questo incarico che, per esempio, che io all'inizio non volevo accettare, perché non è facile scrivere del dolore se non è un tuo dolore, non era il mio dolore. Come si fa a scrivere il dolore degli altri? Già non è facile tradurre il proprio, figuriamoci quello degli altri. Insomma, piano piano però si è creata questa sorta di bolla che doveva uscire appunto dalle dita attraverso una penna, e scrissi un romanzo impostato su Neima, creando una vita a Neima attraverso tutte le vite di tutte le altre donne che mi avevano raccontato le loro storie altrettanto tremende, altrettanto terribili. Però non mi piaceva, alla fine non mi piaceva. Io quello che scrivo lo lascio sempre sedimentare, perché va sempre curato attraverso il tempo. La scrittura è una cosa che deve, come dire, come il vino, no? Deve fermentare per bene. Allora, quando l'ho riletto, dopo un po' di tempo, mi sono resa conto che non funzionava, c'era qualcosa di finto, di finzione, perché alla fine il romanzo è una finzione per sua natura, per sua definizione, perché letterariamente il romanzo è una finzione, tutta la letteratura è una finzione, è una costruzione, ecco, e non era la mia. Allora l'ho lasciato perdere. Però la vita è curiosa, la vita è una sorta di cucitrice di tessere, la vita è un puzzle, e le tessere si compongono tuo malgrado. Allora, dove mi porta? Mi porta a Bassano, dopo tanti anni, io c'ero già stata a Bassano, dopo 25 anni mi riporta di nuovo qua, e sono andata a scegliere le scuole quando mi hanno chiamato a scuola dal provveditorato. È stato l'ultimo anno che abbiamo scelto in presenza, perché poi c'è stato il Covid. Quando io sono arrivata al provveditorato, ho visto che erano libere le sedi dei CPA. Su 274 persone nessuno ha scelto i CPA. E su questo vi vorrei fare riflettere. Nessuno voleva andare ad insegnare agli immigrati, perché gli immigrati sono l'ultima ruota del carro, figuriamoci, in una scuola senza prestigio è preferibile non andare. Quindi sono rimaste libere le sedi che io speravo rimanessero libere, è rimasta libera quella di Bassano. E l'ho scelta io. Ecco. Grazie. Dimmi. Intanto io adesso ringrazio innanzitutto chi ho collegato su Facebook un po' da tutta Italia, Diego, Adriano, eccetera. Ringrazio gli amici che ci stanno seguendo da Facebook. Emanuela, adesso innanzitutto grazie, buonasera per essere con noi. Tu hai dato vita a un trailer, cioè un cortometraggio che si chiama Ador, e che per diciamo la forza con cui tu hai dato vita a questo lavoro, non abbiamo voluto mandare tutto in onda, proprio per non turbare diciamo magari la sensibilità di qualcuno presente in sala.
però manderemo il target. E questo praticamente perché questa scelta? Perché Naima, la nostra protagonista di questo romanzo, dopo uno stupro collettivo, ha subito uno stupro collettivo, dice: mi sento, lei è musulmana, mi sento come il Cristo donna. Quindi vediamo un attimo il trailer di Emanuele Giardella. Bene, Manuela, il tuo messaggio è palesemente concentrato sulla figura molto forte della Maddalena vista al posto di Cristo. Dio, qui non stiamo ovviamente adesso a pontificare su Dio, sulle credenze e quant'altro, no? Però già un Dio donna che già Papa Giovanni Paolo I, secolo Albino Luciani, nel suo brevissimo pontificato aveva sollevato, ponendo al centro della discussione che se Dio, su Dio è la donna, quindi se la donna quindi si credeva un tempo possedesse o meno l'anima, no? Quindi poi viene allontanata anche dai diritti sacramentali, eccetera. Quindi anche la Chiesa qui abbiamo una tradizione sessista che va avanti obsoleta. Tu parli veramente con poni tutto in discussione e vai avanti per la tua strada con grinta e soprattutto con ardore come tu proprio metti nel tuo cortometraggio. Innanzitutto, salve a tutti e grazie per questo invito. Beh, diciamo che volevo dire che innanzitutto entrare dopo, diciamo, la presentazione di questo meraviglioso libro toccante e penso che ad oggi abbiamo necessità sia nella letteratura che nell'arte di donne come Ginetta, che diciamo lei attraverso la scrittura, come me attraverso il cinema, non conoscono mezzi termini. Mi ha colpito, ecco, tanto per entrare in tema del mio corto, cosa ha detto proprio lei, il prolungamento della sua mano e la sua penna. Per me, a livello diciamo di sceneggiatura, perché io scrivo per Dio il cinema, e credetemi, ci vuole una grande forza, perché quando si scrive di temi così delicati, di storie che non sono diciamo fantascientifiche, ma sono storie reali, sono storie vere, parlano di donne vere, parlano di dolore. Non è facile perché la scrittura, sia che sia un romanzo, sia che sia un film, ti toglie qualcosa. Ecco perché chi scrive, diciamo, perde tanto tempo, tanti anni, perché ha necessità innanzitutto di esorcizzare se stessa e cercare di dare quella qualcosa a chi legge o a chi vede. È un processo difficilissimo. Io ho preso la scelta semplicemente di prendere il grande divo della storia che tutti conoscono. Nessuno può dire,
sia nei suoi vari nomi, di non conoscere Dio, di non conoscere la storia in termini di script, in termini di storyboard, no? Non ho fatto altro che dire, bene, noi conosciamo gli ultimi tre giorni della passione. Cosa è stato fatto a Cristo? Quello là che alle donne viene fatto ogni santo giorno. Vengono tradite, vengono uccise, vengono maltrattate e successivamente la cosa più orribile che si vede ad oggi, la loro morte viene spettacolarizzata. Cioè, siamo al livello, io oltre che di cinema mi occupo soprattutto di comunicazione, perché i media sono comunicazione, dunque io ho la responsabilità, come in questo caso le altre mie colleghe che vedo in prima fila, non facciamo altro che cercare di mandare un messaggio, oltre quel messaggio cercare di concretizzare, cercare di colpire, cercare di muovere qualcosa dentro chi legge, chi vede, chi si trova dinanzi a queste situazioni. Ardor, diciamo che alla fine la protagonista risorge, sì, no, forse, è mai morta. Il pensiero, l'opera, io ho lasciato un po' nell'ultima parte un punto di domanda, oltre che di... Un punto di domanda che tu praticamente poi dopo poni anche il fatto che solo la solidarietà tra donne, la coesione tra donne, può essere praticamente la soluzione per andare avanti. Ma come detto anche nel libro, è l'unione di tante voci. Noi raccontiamo la storia di donne che vengono uccise, cioè stiamo parlando dagli anni 2000 ad oggi, sono morte più di 3.000 donne, cioè, ma sono i numeri di casi denunciati. Io Ginetta lo facciamo attraverso la scrittura, attraverso l'arte, assieme all'avvocato Riglia, noi siamo stati parte attive, molto attive. Siamo due donne che si sentono, che sono unite, che sono di Cocoese, lei è in prima linea. Dunque dico sempre, questo qua lo dico anche ai miei studenti, non abbiate paura di avere una voce, perché se c'è la voce, qualsiasi forma sia nell'arte, nel cinema, nella scrittura, tutto, parlate e soprattutto continuate a denunciare. Anche una voce grossa, anche un non devi, non puoi, la tua gonna è troppo corta, cambiati, perché devi sorridere così? Cioè sono frasi che noi donne ci sentiamo dire costantemente. A me piace dire sempre, la violenza è violenza, sia che sia fatta sulla donna, sui bambini, sugli uomini, ok? Cioè dobbiamo avere chiaro che il concetto di violenza andrebbe assolutamente abolito, ma qua siamo dinanzi a un deficit culturale. Perché non si insegna storia ancora delle società ad oggi viventi che vengono governate dalle donne, non dagli uomini? Cioè, esistono, ecco, quindi non sarebbe controproducente. Ecco, non vedo perché non si parli di questo a scuola, perché non si educa, perché tutto, dal mio punto di vista, io quando Ardor è andato nelle varie scuole con
l'avvocato Riglia sa, noi abbiamo fatto vedere questo corto su tutta quanta la Locride, dalle terze in poi, proprio come ben detto, perché io non conosco mezzi termini, purtroppo se si uccide una donna non puoi avere mezzi termini. La violenza è quella, la morte è quella, l'abuso è quello. E quindi secondo me bisognerebbe attuare un concetto più di, oltre che di sensibilizzazione, ma un concetto di educazione. Cioè manca l'educazione al rispetto verso di quel prossimo e soprattutto un format sociale che vede la donna ancora in una condizione di subalternità, di disuguaglianza. Noi non facciamo altro che stare sempre in piazza, no? Che si vedono, diciamo, queste donne, e molti sanno che io sono anche un po' contraria a certe cose, cioè nel senso la donna nella storia ci ha insegnato che a differenza dei nostri cari uomini non ha necessità di sventolare spade, ma di cambiare il corso degli di quei eventi grazie all'eleganza che l'ha contraddistinta. Ecco, e dunque cerchiamo soprattutto, io quando, ecco, quando mi date la grande gioia di poter avere la mia voce in queste occasioni, dico sempre di bisogna partire da noi stesse, da studiare noi stesse, un po' come Naima, no? Si chiede cos'è la felicità, no? Il mio concetto di felicità qual è? Parte da una concezione esterna, da una concezione interna. Cioè, è così difficile. Dovremmo cercare, sì, educare gli uomini che la donna è pari livello, se non geneticamente, predisposta a dare la vita, quindi è quello che l'avvicina più, perché è credente o meno, alla concezione di Dio. Certo. Però, ecco, è un po' difficile, ecco, diciamo, è un arcano assurdo, ecco. Vieni qui, gentilmente, tu hai letto il libro, sei la responsabile dello sportello Antivenza. A che punto siamo? Innanzitutto buonasera a tutti, buonasera Manuela, che l'anno scorso è veramente un'amica e una grande donna. Buonasera alla lettrice, dottor Tom, buonasera alla sorella. Buonasera, buonasera. E questa sera, sì, devo dire che ho letto il suo libro, questa devo dire che non è tutto un piatto, c'è stato poco da aggiungere a quelle che sono state le sue parole peccate di sangue, devo dire la verità, perché è stato un libro che mi ha colpito, breve ma intenso, dove c'era tutto il dolore e dove sono stati violati quelli che sono stati i principali diritti fondamentali della persona, il diritto alla vita. In tutte le costituzioni liberali, come sappiamo, il diritto alla vita è il primo diritto. Il diritto alla vita, a prescindere in questo caso, del genere, ovviamente donna, ma violato e calpestato il diritto della dignità, il diritto di essere donna, ovviamente, e poi tutti i fondamentali diritti, violato anche la libertà sessuale, tutti quanti i diritti di una donna che basta il titolo soltanto per dire volevo solo essere felice, non voleva altro. Ma la felicità non esiste, penso io. Esiste il senso della serenità, della quotidianità, delle cose normali che purtroppo questa ragazza, lei come tutte le altre donne, e io anche nella mia attività professionale ho conosciuto anche questi profili che vengono provando in Italia l'Isola Felice, il luogo, a questo punto, l'isola, il luogo dove fuggire da queste guerre, perché noi difendiamo anche quando arrivano questi immigrati nei nostri porti, noi come avvocati veniamo chiamati anche per difendere gli scafisti, da chi li porta come esseri umani, trasportati sulle nostre coste. E quindi io noto il dolore proprio di queste persone negli occhi, nel fisico, e nei bambini che portano con loro,
e perdono anche in questo mare. E quindi è un momento veramente di ritrovare la vita in queste sponde dell'Italia dove in effetti questa povera anima non ha trovato. Però il fatto di dire, secondo me, prendo la mia personale posizione, quasi di non dire alla bambina di nascere per non soffrire, secondo me invece quello è un riscatto di una donna che fa vedere quanto forte è stata per portarla in quel ventre, tumefatto, sbrandellato, eppure c'era una vita che vuole nascere per testimoniare che una donna ce la può fare. E quindi io l'ho intesa in questo modo, l'ho interpretata così, me lo consenta. E poi dall'altra parte ho colto l'occasione. Sì, prego, consenso. E poi ho colto l'occasione stasera proprio con gli amici del libro di poter appunto esporre in prima persona quelle che sono le violenze che io continuamente, noi continuamente sperimentiamo sia sul campo appunto lavorativo, e violenze che purtroppo restano sopite, ovvero c'è molto sommerso, non si denuncia. Quindi la denuncia è fondamentale, questo stasera lo dico approfittando della situazione che c'è questo sportello antiviolenza sul nostro territorio, a tutela delle donne e bambine e fasce deboli, perché oltre le donne abbiamo come fasce deboli anche i minori. Ieri sera abbiamo parlato della violenza assistita, che è veramente una delle forme di violenza indiretta, una delle peggiori. E ovviamente anche delle donne che subiscono violenze, violenze veramente sessuali, violenze psicologiche, e nel suo libro le violenze di tutti i tipi che sono state esposte, raccontate nel suo prosema, una forma particolare che lei ha scritto e che proprio impatta il lettore, no? È tutto un continuum che vuole sempre andare avanti e che prende la lettura. Ecco, da là c'è la violazione calpestata, completamente annullati i diritti, e ho visto delle donne che sono state annullate nella propria dignità. Naima ovviamente è stata superiore nel suo annullamento a sopravvivere a una vita fatta, diciamo, di tutto quel calpestio di diritti che è nascendo ognuno di noi ha, tra cui il diritto alla vita che le è stato negato, una vita spezzata. Perché poi, se non sbaglio, Naima aveva 18 anni quando è sbarcata, quindi avrebbe avuto 22 anni. Quindi una vita spezzata, che mi sembra che anche sia seppellita al cimitero di Panice, se mi sbaglio, sì. Vicino a Crotone. Sì. A Panice. E quindi è seppellita sulla terra, dove lei credeva di trovare il suo futuro, no? La sua gioia, credeva di essere felice, quindi purtroppo un epilogo. Quindi io mi associo alla disperazione, diciamo, di certe donne, però nello stesso tempo sperando sempre che queste siano dei momenti non solo al ricordo delle donne, ma che siano momenti ogni giornalieri, perché dobbiamo anzitutto fare attività di prevenzione, sempre attività preventiva, perché prima che sia troppo tardi. Questi sono la prevenzione, la protezione e ovviamente il soldare il colpevole alla giustizia, questi sono i nostri tre momenti. Certo, non mi fanno a parlare di quelle che sono le mie, diciamo, esperienze professionali, perché l'ultima che veramente ho trattato rischiava di morire questa persona, ma l'ha fatto perché è riuscita ad avere la capacità di salvarsi, questa forma di salvarsi proprio la pelle, come si suol dire, l'ha portata a denunciare veramente il suo ex, diciamo, marito, che poi non era marito perché poi abbiamo scoperto, è una donna sempre di colore, raccontata qua, che credeva di avere contratto un matrimonio con un uomo conosciuto in chat, quindi queste conoscenze, che lei credeva di potersi fidare, di potersi riscattare, di poter veramente trovare la felicità, ma in realtà stava trovando la morte. L'abbiamo tirata fuori, ha fatto un processo, ha vinto, lui è ancora in carcere e lei è rinata. Quindi questi sono altri tipi di situazioni, però fanno capire come purtroppo il destino a volte è crudele, il destino a volte si abbatte, ma restano degli esempi da seguire.
questo libro io penso che lo consiglio a chi non ci crede in certe cose, ma deve credere innanzitutto che la violenza esiste, che ci sono uomini, non uomini, ma come l'ha chiamato lei di mo, demoni, il male, possiamo dire, incarnato, come l'abbiamo visto anche nel cortometraggio della dottoressa Ricciardello, e quindi sono veramente demoni da dover debellare, mentre in realtà ci sono frange di uomini, e la maggior parte direi io, che stanno vicino alle donne, sono dalla parte delle donne, e hanno molta considerazione. Io volevo leggere soltanto due parole che avevo portato e che un uomo dalla parte delle donne ha scritto, e io volevo riportarle, le sue parole. Sono due parole da dire, non so se chiamarla poesia, non so se chiamarla prosa, non so come chiamarla, ma la chiamo poesia e può essere intesa sotto due diverse vesti. Ho sognato un mondo senza violenze, senza guerre, dove tutti si amavano, un mondo in cui tutti avevano la stessa pelle, gli stessi pensieri. Poi ho aperto gli occhi e ho pianto. Queste sono poche parole, ma secondo me efficaci, perché chi sogna, ovviamente può sognare ad occhi aperti, poi però apre gli occhi, quindi ha sognato che cosa? Ha sognato o ha pianto, ecco l'ultimo verbo, il piangere. Secondo me ha pianto perché ha creduto che non potrà mai esserci questa disuguaglianza, cioè ha creduto che non ci saranno disuguaglianze, non ci saranno discriminazioni, o ha pianto perché ci saranno sempre. Quindi vi lascio con questo dubbio, ma con delle belle parole. Grazie. Grazie a te, Caterina, grazie. La frase di Hemingway che diceva: salite sulla cima di una montagna e insieme piangiamo e cerchiamo una visione. Quindi questa è la frase di Hemingway, quindi è la finita si interessa. Adesso, francamente, sì, si parla di violenza, si parla. Però se noi andiamo a notare, oggigiorno si potrebbe anche parlare della jihad rosa. Quella guerra che le donne afghane adesso stanno cercando comunque sempre di scattarsi e di avere iraniane, le afghane, e di andare controcorrente contro le loro ideologie. Sono donne che non rinnegano il Corano, ma è proprio attraverso la legge di Maometto che cercano di essere moderne, di essere se stesse e di avere una propria dignità. Ginetta, cosa ne pensi di questo? Sognano di essere libere. Questo come è giusto che sia, cioè di poter scegliere. Quello è il punto, cioè avere la possibilità di scegliere. Se metto il velo, voglio scegliere di mettere il velo. Non lo voglio mettere, non lo scelgo. È questo che, per cui stanno lottando, c'è qualcosa di cruento veramente. L'altra sera ho visto un servizio relativo alla giornalista che è in America, l'iraniana, non mi ricordo come si chiama, ce l'ho su Instagram, la seguo lì, è veramente micidiale quello che stanno facendo, cioè stanno morendo persone solo perché vogliono essere liberi di esprimersi. Cioè che per noi è una cosa scontata, cioè quello che è scontato per noi non è per gli altri. Ecco sempre quel senso di felicità che cambia a seconda del punto di vista. Cioè che cos'è che mi rende felice? Sempre avere la possibilità di scegliere. L'emancipazione sta diventando veramente un'arma tagliente nei confronti della tradizione islamica, però loro non cambiano il Corano, ma attraverso quindi l'Islam, attraverso la loro religione, attraverso il Corano, cercano comunque di avere sempre comunque un'emancipazione e una libertà e una dignità. Le nostre cronache
sono piene scatole di femminicidi, li sentiamo ogni giorno, non c'è giorno che lo diciamo. Molte volte il demone, come abbiamo definito questa sera, è la persona proprio che ti sta più accanto, la persona che comunque riesce a amarti, la persona che per nascondere gelosie, per nascondere fallimenti personali, per nascondere insicurezze, arriva a buttarti l'arma addosso, tagliarti la gola, buttarti l'acido. Come denunciare tutto questo? Perché qualche volta noi donne magari non diciamo nulla per vergogna, per non dare gusto alla gente, per non far parlare il paese, per non dare scandalo, diciamo così, non ci perdiamo mai detto, chissà che cosa hai fatto e poi non hai agito così. Poi molte volte anche queste persone sono quelle persone che vanno ad occupare, a coprire ruoli di ottimi padri di famiglia, di persone di stretto sociale e quant'altro. Secondo te, Emanuela, qual è la motivazione? Cosa porta un uomo ad essere così? Non si parla di ordinaria follia, ma si parla di ben altro. Sì, beh. Allora, ricollegandomi al fattore del demone, io ho scelto proprio di umanizzare il mio demone, infatti è truccato fino a un certo punto, è stata una scelta quella di lasciare un pezzo di pelle, perché il male è umano. Se nella storia hanno creato i demoni, è la stessa identica cosa per il quale hanno creato le streghe, qualcosa di scomodo. Questo, no? Io sono dell'idea che torniamo sempre al concetto di cultura. Se la società mi dà la possibilità di poter maltrattare, perseguitare, uccidere moralmente la dignità di un altro essere umano ed essere punito tanto quanto, forse mi giustifica. Perché con Caterina parliamo sempre di questo. Purtroppo è una questione sociale, ma è una questione anche di impostazione di legge. Se la legge nei tribunali si assiste costantemente a un pregiudizio di terminologia, e con Caterina ne parliamo sempre, tipo se l'è cercata era vestita così perché l'uomo concepisce la donna come un possesso, come uno strumento ancora medievale di eredità genetica. La donna serve per mettere alla luce un altro essere vivente che, facendo un salto storicamente, se metteva al mondo una femmina, era quasi considerata, diciamo, diciamo il top, ecco, doveva mettere al mondo il primogenito maschio, no? C'è la storia delle sculture che dico che ci insegna, quindi è una cosa del tutto occidentale, orientale. Le afghane si trovano in una situazione di dove la cultura, la società coincide con la legge di Stato. Non va bene che la donna abbia il pensiero di essere indipendente e soprattutto che abbia cultura, perché una donna che è istruita, ha cultura, è una donna che pensa, è una donna che si ribella. È una donna che sceglie. Ecco, e quindi non sta assolutamente in alcuni sistemi estremi, come quello là dei talebani, ma occorre andare così tanto... No, cioè noi... viviamo, cioè io certe volte mi capita spesso e volevo, cioè io sto in un ambiente artistico, io
diciamo, collaboro con delle donne nell'arte e ci ritroviamo giornalmente a combattere con il maschilismo artistico. Diciamo, vedere una donna sul set che dirige, diciamo, tocca l'orgoglio dei colleghi uomini, diciamo, che pensano di aver fatto il cinema. Ma la cosa ancora più grave è il fattore che si sente ancora dire: ma i tempi sono, cioè, come una cosa assurda, no? Cioè, i tempi sono cambiati, la donna non è più quella di una volta, ora lavora, ora è emancipata. Cioè, una cosa assurda, cioè, noi veniamo uccise perché abbiamo deciso di essere libere, di non essere connesse ad un uomo sia dal punto di vista matrimoniale e soprattutto dal punto di vista economico, perché cioè, tante donne subiscono violenza anche perché, non lavorando, si sentono costrette a stare con quell'uomo. E quando lo Stato, perché io non faccio cinema per essere né autoreferenziale, posso fare cinema, posso parlare di qualsiasi cosa, cioè io faccio cinema per denunciare, per smuovere quella, per andare a smuovere qualcosa, perché, cioè, un uomo che cerca in tutti i modi di stroncare la libertà, di non far lavorare una donna, perché la donna, certe volte purtroppo il nostro problema è quello là, che vogliamo salvare il mondo, purtroppo il mondo è fatto di uomini, quindi abbiamo questo un po' senso di croce rossine nel cercare di essere madri sempre, no? Quando mi stai dando era la risposta che il nostro delle spettatori sta chiedendo, infatti mi chiedo come può una donna che lo denuncia tornare dentro di tutto questo perdendo dentro di sé. Ma Simona, il grosso problema è, io donna denuncio, ma se al primo non viene fatto niente, al secondo non viene fatto niente, al terzo aspettiamo che queste donne vengano uccise in strada per pensare ai piani alti, perché è tutta una questione di piani alti. Cioè, io mi innervosisco perché faccio parte, cioè, io come Caterina, cioè, siamo persone pratiche, molto pratiche, che scendiamo in strada. Cioè, io sento persone che se la prendono con gli sportelli antiviolenza, che se la prendono anche contro le forze armate. Ma se la legge non cambia, cioè, se la legge non va bene, è lo Stato. Lo Stato non aiuta queste donne a liberarsi da questo sistema corrotto. E questo è il grosso problema. Bene, Andrea, abbiamo un intervento da parte del pubblico, da parte della nostra socia Nora Siciliano. Buonasera a tutti. Io ho 80 anni, non mi ritrovo proprio nel discorso che faceva la ricerca. Mi ha riportato queste parole che dipingono un mondo nel quale io non mi specchio, ragazzi. E vorrei sentire pure le altre, perché io non credo di venire da chissà dove. Io trovo che una cosa che tu non hai detto, ti chiedo scusa del tuo male. No, prego. Allora, io ritengo che l'uomo, chiamiamolo uomo, direi il maschio, attraverso un periodo di fragilità, di debolezza, e sappiamo che tutti, quando non hanno argomenti validi, alzano le mani. Su questo non ci piove. Quindi, più che questo, io direi che noi, mamme, prima di tutto mamme, e tutte le donne dobbiamo aiutare il maschio a crescere e diventare uomo. Ma che senso? In che senso? Che deve prendere coscienza che è una persona con dei doveri, con dei diritti, che si confronta con una sua, che si confronta con una sua pari, perché voglio dire che la donna è la sua pari, è la sua partner al letto, però è la sua pari nell'educazione dei figli. Cioè, cominciamo
Intanto noi hanno vedere il maschio come sesso forte. Non so perché hanno coniato quasi l'ironia della sorte. Non è forte il maschio. Per esempio, se un uomo rimane solo perché la moglie se n'è andata a questo mondo o nell'altro, c'è tutta una teoria intorno, un fare il fatto che lo deve sistemare, perché poverino ha bisogno. Ora, già questa, quando una persona ha bisogno, è in uno stato di debolezza. Allora, perché torno su questo concetto? Perché alla base della violenza è l'uomo sulla donna, della mamma sul bambino, è un momento di fragilità. Quando tu alzi le mani sul tuo figlio è perché non l'hai convinto per le buone ragioni che ti hanno spinto. Cioè, nel momento in cui si esercita la violenza, mettiamocelo bene, attacchiamo davanti una persona fragile, una persona che ha bisogno di cure. E con questo non mi vedo più. E questo praticamente uno deve stare lì a prenderle. Giustamente la signora ha detto la sua, e quindi però da quello che lei voleva forse dire, tolleranza verso l'uomo. Non voleva dire questo. Però qua ci io dicevo che nella famiglia, la prima cellula in cui l'uomo vive, si forma e cresce, nella famiglia bisogna che ci siano ovviamente le norme che si devono ovviamente seguire. Una famiglia che ha delle regole, un padre, una madre, la parità anche, la parità dell'educazione dei genitori sui figli, non mai il patriarcato, questo maschilismo, eccetera. E ci siamo. Ora, la famiglia, subito dopo la famiglia, la scuola, gli insegnanti, i ragazzi che devono ovviamente osservare le regole del vivere scolastico, gli insegnanti che devono stare attenti se ci sono casi di bullismo, e non tengo oggi c'è stato un caso di un suicidio di una ragazzina per bullismo e non voglio nemmeno ci attenere. Quindi ci sono delle regole da seguire nelle scuole e lì comincia già a farsi un distinguo uomo donna, e c'è un distinguo di violazione nel caso compagno desiderio ovviamente, e cercare di rispettare il rispetto nella famiglia, nella scuola, nella società. Al momento in cui si violano queste norme, allora manca ovviamente l'educazione. E questo si incide nelle scuole da quando si è piccoli, rispetto all'altro, rispetto alla bambina in quanto si è genere donna. Quindi si deve insistere già da quando io direi anche nei casini. Ovviamente con un diverso modo, con un diverso modo di approcciarsi. Per quanto riguarda invece la situazione che si genera violenza, ci può essere un uomo violento, eccetera, quello purtroppo violento nasce in contesti sbagliati, in contesti violenti, in contesti in cui magari la famiglia non gli ha dato una educazione, un modo di essere, di rispettare l'altro, questo alla donna che col quale vorrà condividere la vita, ma magari non la condividerà con nessuno. Quindi le prime norme di condotta che devono essere fatte sono queste. Poi ci sono uomini violenti, che poi comunque sono seguiti con una terapia particolare, quando vengono praticamente sono responsabili di maltrattamenti in famiglia, si applicano delle misure, eccetera, vengono monitorati per dire cosa questa situazione di, diciamo, di violenza congenita. Volevo dire solo questo, ecco. Grazie Caterina. Qui in pratica la nostra non si sente. La nostra spettatrice infatti dice che l'arroganza, la sopraffazione
riduciamo la legittimità di altre che hanno grosse responsabilità. Ginevra, ha ragione. No, ma infatti ha pienamente ragione. Volevo rispondere alla signora, semplicemente una grande donna che è stata violentata mediaticamente disse in una famosissima, un famosissimo brano, gli uomini nascono dalle donne, ma purtroppo non sono come noi. Questa è la risposta, purtroppo adatta. È una questione di educazione, bisogna educarli al dialogo, al confronto e non alzare il tono, né tantomeno le mani, ecco. E volevo rispondere semplicemente così. Lila, volevi intervenire? Sì, aspetta un attimo, vediamo se riesco ad arrivare al microfono. Angela Condiso? Buonasera, buonasera a tutti. Io non so bene se siamo nelle cause della violenza o nella riparazione. Allora, se siamo nelle cause della violenza, diciamo che noi siamo circondati di violenza. E la prima delle violenze, in qualche parte, è l'abbandono. Effettivamente l'uomo nasce dalla madre e quindi la prima violenza è la separazione. Poi ognuno arriva al matrimonio con il suo bagaglio di ferite, diciamo, no? Che sono l'abbandono, quello delle violenze verbali, di cui ne parliamo poco, però sono presenti ogni giorno, quello che è poi i comportamenti dei genitori, le forme di non sanzionare, ma di punire i bambini, e che questo ha anche una sorta di violenza. Quindi la cosa più, diciamo che la cosa più importante, come diceva Manuela, è cominciamo da noi, nel senso che effettivamente quello che può prevenire una violenza è lo sviluppo personale. E quindi lo sviluppo personale per quanto riguarda la persona in sé. E poi effettivamente le scuole, con i vari comportamenti. Io stavo pensando a un film, Il fiore del deserto, che effettivamente manifesta tutta la come è riuscita a trasformare la sofferenza di una ragazza mutilata geneticamente in un successo, perché poi lei è stata una modella e poi grazie a lei, le Nazioni Unite, grazie a lei, è stata la prima che ha denunciato queste mutilazioni femminili, grazie a lei le Nazioni Unite hanno portato avanti la risoluzione 1325, che è combattere la violenza in momenti di guerra, di conflitto, questo anche delle persone immigrate, rifugiate, e quindi il far partecipare effettivamente la donna nelle situazioni di decisione. Quindi lavorare per la donna e con la donna. Grazie Lita, grazie Angela, grazie. L'assessore della cultura, politiche sociali, delega alle pari opportunità, dottoressa. Vada bene più avanti, scusa, non c'è scritto più avanti. Scusa, prego. Non pensavo veramente alla sorta dell'ascoltare. Buonasera a tutti. Complimenti per la serata, anche se l'argomento è veramente. Non solo fa riflettere, ma perché ormai siamo circondati da queste forme di violenza. Mettere a luce degli aspetti che non è che non conosciamo, è che a volte evitiamo di su cui evitiamo di soffermarci, perché portano troppo dolore. Ci fa comodo a volte, scusi, assessore, a volte ci fa anche comodo.
e a volte vogliamo far finta, ma per una questione non di mancanza di attenzione, ma perché non siamo in grado di sopportare tanto dolore. Io questo è quello che penso, è quello che vivo, e anche confrontandomi con le persone. E quindi mettere al mondo con un libro del genere questi aspetti, perché noi pensiamo ai migranti, a queste persone che affrontano questi viaggi veramente terrificanti per poter avere un minimo di miglioramento della qualità della vita e di prospettive migliori, senza pensare di non dover fare sacrifici, ma in grado di affrontare qualunque cosa vuol dire portare a migliorare la loro vita, e dover subire a fronte di questo genere è veramente bestiale. Io ringrazio tutte voi per avermi coinvolta e ascoltavo con interesse gli interventi di tutti, perché non è questione solo di sensibilizzare, noi dobbiamo sensibilizzare. Noi dobbiamo guardarci intorno e dobbiamo portare avanti le scuole, senza ombra di dubbio. È lì che si lavora, perché è lì che vengono fuori i primi problemi, le prime situazioni. E dobbiamo, da insegnante, lo dico anche sempre, anche confrontandomi con la dottoressa Oliglia, i bambini sono fragili. Loro vivono queste quotidianità come se fossero quotidianità, e quindi come se rientrassero, tra virgolette, nelle abitudini della vita normale. E su questo che dobbiamo lavorare. Grazie per aver sensibilizzato e portato avanti questo aspetto. Grazie. Grazie, professore. Io volevo sentire anche il parere della professoressa Caterina Mamma. Lo sa, prof, che io non la lascio mai in pace. È in fondo. Si è messa in fondo, si è messa in fondo proprio per non farsi, per non farsi vedere, ma io l'ho visto lo stesso. Grazie, grazie. La ringrazio. Di modo che sei molto brava, lo sai, quindi siete carichi tu. Non la posso dire. Addio. Aspetta, tranquillamente. Aspetta, posso stare qua? Sì. Io volevo fare una considerazione, consentitemela, storica, perché è finito il cosiddetto ventesimo secolo. È stato il secolo, l'hanno chiamato il secolo delle guerre, va bene, l'hanno chiamato il secolo breve perché forse, perché quando succedono delle catastrofi non si vede l'ora che finiscano, mentre quando tutto va bene, allora si gode della continuità. Però c'è stata una rivoluzione silenziosa, di quella delle donne, che non hanno fatto la guerra. Però le conseguenze si sono notate dopo che, secondo me, è avvenuta una nuova forma di civiltà. Stamattina riflettevo sulla civiltà e mi accorgevo che ogni periodo storico, ogni periodo di ogni comunità, ha un tipo di civiltà diversa, perché non è possibile, se le nostre comunità 100 anni fa hanno accettato, si sono trovate bene, e noi sappiamo anche le nonne, anche, come dire, bisnonne, anche i parenti hanno parlato tante volte bene di quel tipo di società, vuol dire che quella è una civiltà. Ora vediamo questa civiltà. È una civiltà multinazionale, è una civiltà fatta di, io direi troppa, anche se ci vivo pure io, di tecnologia. Siamo succubi di una continua tecnologia, anche nella comunicazione. Quindi stiamo affrontando, secondo me, e lo stanno affrontando di più i nostri giovani che vengono dopo questa pandemia, un nuovo tipo di civiltà. Come fare a togliere i telefonini? Come fare a conciliare l'Ucraina con la Russia? Come fare a conciliare la Cina che vuole andare avanti con gli Stati Uniti che hanno il primato? Sono forme nuove di civiltà. E allora, anche nel campo di questa violenza, del femminicidio,
Io vi dico il mio parere, anche ho ascoltato pure la siciliana, no? E ricordavo mio nonno che era un bravo uomo, mia nonna comandava a casa, non c'era nessuno, non aveva mai picchiato nessuno dei suoi figli. E allora io mi chiedo, allora ci sono due tipi, o più tipi, di persone, non riguarda solo gli uomini, riguarda anche le donne. Perché anche le donne sono state, alcune sono state, pure noi usiamo il termine di vipera, me lo consentite, diciamo quella è una vipera, quella è una chiacchierona. Quindi i difetti e i pregi stanno da entrambe le parti. E secondo le riflessioni mie fatte in questi giorni, anche ieri, anche leggendo tante poesie di donne che si immedesimano anche in tutti questi fatti tragici che avvengono, si dice più di un tempo in un certo qual modo, cioè anche una volta che venivano uccise le donne, però erano identi da noi, erano giustificati, erano che c'erano le guerre, quindi non dovevano, i soldati dovevano pure avere qualche piacere e godere anche delle carezze femminili, e le uccidevano magari. Quindi ci sono state sempre. Noi oggi penso che, e vorrei dirvi solo due vocaboli che mi sono venuti: parità e condivisione. Sono, secondo me sono ancora due cose difficili, perché parliamo di parità di genere, però non sempre ancora siamo entrati in questo concetto. E poi la condivisione, perché se non c'è condivisione tra uomo e donna non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. E quindi l'utopia la accettiamo. Grazie Simone. Grazie Rosa. Io aggiungerei una parte. Anche l'amore, sì, io sono un amore. Se non c'è l'amore non c'è niente. E Mila, prego. Dottoressa Mila, volontari altra socia di altro. È chiaro che stasera, come al solito, siamo la maggior parte di donne, no? Perché è un problema di donne, non si capisce perché è un problema di donne, quando invece è un problema di rapporto fra i sensi. E la professoressa Manuel ci ha detto un problema di civiltà, e 18 volte le donne venivano uccise per l'appunto. Per l'appunto il delitto d'onore è stato cancellato, credo, terribilmente negli anni Ottanta. Terribilmente negli anni Ottanta. Quindi che cosa significa paradossalmente? Che noi che ci indigniamo profondamente, probabilmente siamo in una fase stranamente positiva. Cioè nel senso che una volta le donne venivano uccise, vabbè, venivano uccise, punto. Faceva parte del delitto d'onore. Quindi vuol dire che la rivoluzione femminile, questa rivoluzione silenziosa, senza vittime, ha dato i suoi frutti, cioè noi ci indigniamo, non sopportiamo. Io non ho sopportato la lettura di questo libro, non l'ho sopportato. Non ho sopportato la lettura di questo libro. Non l'ho sopportato, emotivamente. La lettura del libro. Io non l'ho sopportato, cioè per quanto breve è troppo forte, è una cosa che c'è qualcosa che va oltre l'umiliazione, è un carico che non mi sento di essere stata capace di capire, ecco. E c'è un'altra cosa appunto che mi chiedevo, per esempio l'espressione della violenza a livello cinematografico. Quanto crea indignazione, quanto terribilmente può creare emulazione, ce lo siamo chiesti. Non lo so, ecco, questo è un altro tema. E poi il tema della violenza, quindi il tema della violenza che esiste, è inutile nascondercelo. Succede, terribilmente succede in epoche che dovrebbero aver superato, sono epoche cosiddette civili, quindi i tentativi di contrastare questa cosa non sono mai sufficienti. Però mi chiedo, è sufficiente denunciare? O la denuncia non espone, se c'è un sistema adeguato, non espone la donna a maggior rischio?
delle volte espone la donna maggiore rischio, per cui noi diciamo denunciamo, ma siamo sicuri che offriamo vera protezione? Cioè io dobbiamo ecco un po' guardare anche nel nostro profondo, io lo dico sempre nelle nostre riunioni, il buon tempo antico, c'erano delle belle cose, però il buon tempo antico era terribile sui rapporti uomo-donna, insomma è inutile volere, sì, ci sono uomini, ma senz'altro. Poi un altro aspetto, è chiaro che ci deve essere la condivisione, e che il tentativo deve essere quello di stare assieme uomo e donna, non uomo contro la donna, donna contro l'uomo. Ma qui stiamo parlando di uomini che uccidono le donne, cioè è una cosa che ormai è diventata intollerabile. Noi non la possiamo tollerare pure in una società che si dichiara civile e si usano queste cose. Un'ultima cosa e chiudo. Ho qualche perplessità sulla donna che deve educare l'uomo. A me viene, cioè ci dobbiamo educare insieme, voglio dire, perché la donna, la donna, una donna, perché si parlava della che la donna deve educare l'uomo ad essere, e alla donna chi la educa? Cioè voglio dire, l'educazione deve essere contestuale, cioè non deve essere la donna che si fa carico della debolezza dell'uomo e della mia debolezza che si fa carico. Cioè, non lo so, io credo che dobbiamo ancora stare nel profondo di queste difficoltà nostre. Non so se mi sono espressa. Grazie per la sempre di io penso, scusami. No, un'altra parte, che è quasi che prego. La nostra ascoltatrice, Caterina Zara, è una violenza più subdola, scusa un attimo, non lo so stare, grazie, di una violenza più subdola donna, per questo meno crudele e pesante, quella dello sviluppo, valutare e dire il nostro valore. Parlo di valore, ma è fondamentale. No, pensavo di venire su due punti. Uno era effettivamente la questione del che facciamo, denunciamo soltanto, ci fermiamo là o andiamo oltre. Ho visto che il governo mi sembra che sia andato un pochino oltre perché ha creato la commissione recente, la commissione sulle violenze fatte alle donne. E io volevo portare un esempio di Africa per quanto riguarda la questione facciamo, che facciamo, per esempio. Ho visto che in Sudafrica ci sono dei gruppi, le donne, è altissimo il livello di violenze fatte alle donne. Allora, le donne lì che denunciano rischiano di essere messe alla strada, perché il tasso di povertà è altissimo, è una delle regioni. E quindi si sono creati dei centri di accoglienza dove le donne sono consigliate, orientate, alfabetizzate se è il caso, e quindi dato pure un mestiere in modo tale che possano intraprendere un'attività economica. Quindi questo è l'esempio del Sudafrica. Mi viene poi l'esempio del Niger, dove le ragazze adolescenti che sono soggette ad avere, ad essere, a sposarsi in matrimoni precoci, come li chiamano qui le donne, le bambine spose, no? Allora, sì, una delle cause effettivamente è la povertà e l'ignoranza. Quindi hanno creato, si creano delle disposizioni nei villaggi col sindaco, si creano si chiamano spazi sicuri, dove la ragazza si sente sicura che non è attaccata dai genitori, che dice quello che vuole, quindi sono ragazze analfabeti, oppure che hanno voglia di continuare o che hanno sfuggito la famiglia. Perché spesso, se hanno 12 anni e vogliono sposare, loro sfuggono e vanno in un altro villaggio, per esempio da Silesia, se ne vanno a Serra o si nascondono. E quindi è così. E allora lì
effettivamente imparano un mestiere. Imparano un mestiere e poi per essere la parte, cominciano con l'indipendenza economica per fargli acquisire la stima di sé, perché una persona che è invalidata non perde solo la libertà di espressione, la libertà, ma perde la fiducia in se stesso. E quella è la cosa più importante, perché quello che ti aiuta ad andare avanti è la fiducia in te stesso e ti stimola ad intraprendere, no? Dunque questa era una prima osservazione, finisco, scusate di tanto, siamo effettivamente al 10 al 25 novembre e quindi inizia perché le Nazioni Unite per ogni anno hanno un tema, quest'anno è effettivamente la campagna contro tutta forma di discriminazione di violenza per le donne e giovani donne, cioè per l'adolescente, no? E quindi comincia adesso, oggi, e finisce il 10 di dicembre, quindi avremo tutta la forza di fare, di proporre qualche progetto concreto con lo smortello di luce, ecco, per esempio, fino al 10, perché il 10 settembre, dicembre, perché è l'anniversario della comunità. No. Grazie, grazie. Bene, diventa ultimo. Assessore, prego. Mi viene in mente questo. Noi stiamo parlando, è vero, la campagna che riguarda gli adolescenti del giorno, ma ci siamo dimenticati che ancora esiste la pratica dell'immigrazione, che è una pratica atroce. Se ancora noi accettiamo e facciamo finta di nulla di fronte a una pratica di questo genere, mi dice come possiamo noi parlare di attenzione, di non violenza alle donne, se ancora le bambine subiscono questo e noi l'accettiamo perché è una questione di cultura, parlando di cultura, che è inaccettabile oggi come oggi. Quindi dobbiamo partire da questi aspetti. Parliamo del velo, delle donne, cioè, ma quella è una pratica atroce, è un'atrocità che viene fatta sulle persone. Come possono mai queste bambine diventare adulte libere di pensiero, libere di agire o libere di vivere? O anche le spose bambine. Ecco, infatti, stavo dicendo questo. Dottoressa, poi parlavo prima di un film, Fiore del deserto, la storia di questa bellissima donna che viene purtroppo subito la figurazione e che ha avuto problemi quando scappa in Francia, avendo dei problemi che ovviamente va in ospedale, ma non perché ci vuole andare lei, ma perché viene portata di forza da un'amica che ha capito cosa le era successo. Questa ragazza non parlava il francese, fanno venire un infermiere sonoro, però, che traduce, invece di tradurre al medico quello che lei stava soffrendo, quello che lei stava provando in quel momento, non ha fatto altro che inveire contro di lei dicendole: ti devi solo vergognare di essere venuta qui, per questo motivo. Quindi questa è la realtà, cioè questo è un film che è uscito fino a 5 anni fa, tutta una storia vera, ed è una storia vera questa. Voi è stata la signora, lì è stata schiava. Sì, va bene, perché tutta la gestione è dietro, praticamente, tutta la storia è dietro. Come possiamo pensare di cambiare quando la cultura diversificata nelle varie parti del mondo, perché ormai si sta muovendo, ormai proprio per la tecnologia conosciamo tutto di tutti, però noi la accettiamo in maniera certo, non la accettiamo. Abbiamo acceso un dibattito molto molto devo dire comunque che il mio prossimo film,
Allora, forse non mi sento, no? Io ti sento, Emanuele. Io nel senso tratto proprio per te, no? Quindi pensano anche al loro figlio o figlia. Questo può condizionare la loro mente che un giorno possono usare la stessa violenza o se questi oggetti. Ginetta, rispondi tu. No, Simona, sai cosa mi, siccome hanno parlato di tecnologia, eccetera, cioè, mi è venuto in mente adesso proprio un flash. Mi sto chiedendo come sarà la donna nel metaverso. Potrei scriverci un film. Ecco, Emanuela, pensaci, guarda, pensaci, perché secondo me noi passeremo da un procedimento che non abbiamo, una parità che non abbiamo mai raggiunto, ad un, al metaverso, cioè senza una via di mezzo, capito? Cioè proprio dal medioevo al metaverso direttamente. Voglio dire una cosa, la signora di 80 anni che ha parlato prima, come si chiama? È andata via, signora cosa si chiama? Io nella signora ci ho visto un piglio bellissimo di donna calabra. Ah. Cioè, proprio bellissimo. Cioè, è quelle donne che hanno fatto parte della mia vita e che mi hanno reso una donna fortunata, perché io mi sento una donna fortunata. Io sono vissuta in famiglie in cui comandavano le donne, in un paese in cui comandavano le donne, e gli uomini erano finti, nel senso che sembrava avessero l'ultima parola, ma era solo apparente. C'era veramente un matriarcato, cioè io sono cresciuta nel matriarcato, tutte donne. Mia nonna, quando i miei nonni erano contadini abbienti, parlo dei miei nonni paterni, e mio nonno senza mia nonna non faceva niente, non poteva fare niente perché era lei che organizzava tutto. Quando litigavano perché mio nonno cominciava a fare la voce grossa, mia nonna scioperava e per una settimana si metteva a letto, né lo cucinava né lo lavava, e ne andava a diciamo buttare il vaso da notte, perché loro avevano il vaso da notte sotto il letto. Allora il nonno quando tornava non trovava niente da mangiare, tutto roba sporca, perché la nonna per una settimana intera scioperava, il nonno alla fine cedeva. Allora io mi domando, no, se non ci voglia proprio un atto di forza per poter capovolgere la situazione, perché da insegnante io certe volte resto veramente delusa dalle nuove generazioni femminili. Non vedo un piglio di reazione. Ecco perché ho fatto prima la battuta, chissà come sarà la donna nel metaverso. Non ci vedo indice di cambiamento. A volte le vedo molto apatiche, le mie alunne, cioè come se tutto andasse loro bene. E mi domando se effettivamente sono figlie di quella della generazione che effettivamente ha lottato per avere tutto, queste nuove generazioni hanno tutto, quindi non hanno nessun motivo per lottare, perché tanto non ce n'è bisogno. Cioè è molto contrastante la cosa e il discorso è molto complesso per riferirlo solo alla cultura, solo alla società, solo alla situazione, al momento storico. È molto complesso. Simone de Beauvoir ci ha scritto un vocabolarione, no, sul secondo sesso, andando a scandagliare tutti i settori della donna. Io non so dire se ne sia venuta a capo, però ancora io vedo il secondo sesso. Io vedo il secondo sesso. Io ho fatto politica attiva nella mia vita in Calabria e sono arrivata fino ad un certo punto. E, quando mi sono resa conto che per arrivare a certi livelli, insomma, bisognava scendere a determinati compromessi, mi sono fermata. E mi sono sentita dire queste parole: lo vedi? Se uno vuole fare
carriera in Calabria, specialmente politica, ha bisogno sempre di essere accompagnata da un uomo. Pensa a Ginevra. Non parliamo del cinema, ecco. Abbiamo delle persone che hanno fatto politica attiva, abbiamo avuto la dottoressa Mutter che ha parlato. Ho raccontato però, non voglio generalizzare, la mia esperienza. Siderno, possiamo dire una cosa, Siderno ultimamente è un paese al femminile, gestito benissimo, da una donna e gestita da un assessore. Ma il fatto è che qua uomini, io... Dai, che ho acceso un'altra discussione. Ho fatto una provocazione. Ma... No, non volevo parlare perché non sei comunque male. No, era come lo so. Non si sente. Mi è piaciuto molto l'intervento di Caterina prima. Mamma, la professoressa. Nel senso che poi il problema grosso che abbiamo noi uomini, non usiamo la parola maschi che è brutta, è che parlando tra di noi uomini in questo periodo, la rivoluzione femminista degli anni 70, quindi con i movimenti sociali, ha messo in crisi il ruolo che noi uomini avevamo, no? Quindi quello che fa, fate paura, adesso lo dico così, prendetelo, fate paura perché chiaramente noi avevamo dei ruoli ben definiti, dei ruoli importanti, la moglie a casa che ci faceva le cose, adesso per fortuna le cose sono cambiate e spesso chiaramente significa che cade spesso che sono le donne che lavorano e non gli uomini, quindi questo qui li mette anche in crisi, perché si perde il ruolo, no? E da questo punto di vista spesso le reazioni sono, non sto giustificando nessuno perché poi uno deve parlare, il fatto di essere stati, superati nel ruolo, perché poi noi uomini spesso lo viviamo in questo modo, non è che si capisce che finalmente ci abbiamo una compagna che fa le nostre stesse cose, abbiamo una compagna che infatti ha dei ruoli importanti, ma non, anche se non succede, il problema è che è l'ambiente interno che non essere, cioè l'ambiente intorno che non lo accetta, quello che mette in crisi. Non è che io abbia paura che la mia compagna, quale che sia, possa diventare sindaca, no? In questo caso, visto che abbiamo un sindaco, un assessore, visto che abbiamo anche l'assessore. Il problema è che quando tu vai intorno, ci sono quelli intorno che dicono, guarda, le donne prendono il potere. Lo dico proprio in questi termini, non è che dice, finalmente abbiamo delle persone che, avendo l'intelligenza uguale a tutti noi, non è che ci sono uomini che sono veramente, da magari non lo proprioso, nel senso, di qualsiasi partito sia, nel senso chiaramente, anche dal punto di vista dei rapporti con le altre persone, che siano sia uomini che donne, in particolare con le donne. Quindi, il mettere in discussione migliaia di anni, che stiamo parlando di migliaia di anni, che ce l'hanno inculcata anche i padri, no? Nel senso, da noi c'è il problema, speriamo che venga un maschio, è una storia di adesso forse bisogna dire, forse è meglio che abbiamo delle donne, chiaramente perché abbiamo visto che molte donne stanno sapendo dei ruoli importanti, anche se sempre limitati, cioè perché poi andiamo a corte costituzionali, nella presidenza, tanto per capirci, che in tutta... Io lo dico, cioè, è dovuta arrivare una persona dopo, siamo nel 2022 presidente del Consiglio, no? Poi si può essere d'accordo o meno, io tra l'altro sono di sinistra, quindi no, difficoltà da metterlo, che mancava la donna, non dei ruoli poi spesso, lo dico così scherzosamente, è la destra che fa avanzare le donne, che non importa meno la sinistra, e questo lo fa sempre ragionare sul ruolo, quindi non è questione di idee. E spesso anche quelli che devono essere i progressisti spesso sono più, non dico retrogradi, ma mantengono i loro luoghi e le loro carte più di quanti vanno. Ok, grazie tanto, grazie per il tuo intervento. Anche voi che vuoi intervenire, avevo parlato a me. Diciamo che in parte ha anticipato un po' le
No, anticipato un po' lui quello che voleva dire io, nel senso che intanto buonasera e grazie per aver aderito all'invito di Anna. Grazie per l'invito. Allora, stavo dicendo, ho ascoltato con molta attenzione gli interventi e si sono toccati temi, diciamo, era naturale, no? Però era naturale che si toccasse in Italia, in Europa, in Africa, in Asia, eccetera. Concentriamoci un attimo sull'Italia, non perché il resto non ci interessa, ma perché io penso che queste riunioni possano essere utili soltanto se si inizia a trovare una soluzione, cioè se noi cominciamo a dire stasera da questa riunione che cosa uscirà fuori, come usciremo, che cosa decideremo di fare, perché penso che siamo tutti d'accordo sul tema della violenza sulle donne, cioè è qualcosa di inenarrabile, qualcosa di tragico, di drammatico, di insopportabile, diciamo, troviamo tutti gli aggettivi. Ma dobbiamo trovare una via d'uscita, cioè dobbiamo trovare una soluzione al problema. Questa soluzione da dove può venire? Intanto, ovviamente, dai vertici della politica. E già ieri il presidente del Senato ha istituito una commissione bicamerale sulla violenza sulle donne. Quindi già un passo in avanti, e come diceva lui, viene dalla destra e non dalla sinistra. Anche io sono di sinistra, mi rammarico, però mi fa molto piacere che sia stata istituita questa commissione. Perché? Perché in Italia ormai siamo arrivati a delle percentuali che sono insopportabili, cioè noi siamo a 107 donne uccise dall'inizio dell'anno, 107, e quando si va a parlare dell'uccisione di una donna si dice ma l'aveva lasciato, ma l'aveva tradito, ma stava con l'amico suo, e quando andava dicendo ci rendiamo conto, cioè andiamo sempre a trovare una giustificazione all'uccisione di una donna, che è una cosa assurda. Uscire, non è vero, noi immaginiamo il povero disgraziato, il poveretto, inculturato, ignorante che torna a casa, picchia la donna e la manca. Non è vero. Ci sono degli uomini che sono ai vertici delle carriere, delle carriere più brillanti, sono uomini affermatissimi che poi tornano a casa e hanno uno sdoppiamento di personalità e trattano male le donne, trattano male i figli, trattano male tutti. Allora, io dico, cerchiamo appunto di far fruttare questo tipo di riunioni che sono partecipate, perché guardate, per voi che ci state seguendo, questa è una riunione, ma non è la prima, cioè qui a Siverno è da due giorni che si stanno organizzando riunioni, conferenze, convegni, ce ne Siverno. Sono tantissime, quindi è evidente che la questione è costruita, però è anche evidente fare un passetto in avanti, cioè prego. Non si dobbiamo cercare, non si sente di trovare, non lo so, mi pare che allora dobbiamo cercare, dicevo, di fare un passetto avanti, dobbiamo cercare di trovare fra di noi una soluzione. C'è lo sportello, insieme al procedimento. Alle istituzioni, insieme agli assessorati, insieme alle scuole, insieme alle famiglie. Quando prima a Papallo, secondo me, e non, forse è stata fraintesa, quando lei parlava di fragilità degli uomini e degli uomini che devono essere educati in vita, diceva una cosa che secondo me è reale. Sai perché? Ti spiego. Perché purtroppo questo ruolo, secondo me, lo dovrebbero avere le mamme nei confronti dei figli maschi, perché ancora ci sono famiglie, le mamme e i padri, sì, le mamme e i padri, hai ragione, scusami, le mamme e i padri
la femmina si erica in un modo e il figlio maschio si erica in un altro. No, però vedi che spesso il ruolo della donna all'interno della famiglia, nei primi anni di vita dei figli, è molto più, come dire, è molto più incisiva. Ultima cosa, e chiudo, qui a proposito delle uccisioni delle donne, scusate, non si è ancora più, non sento parlare nessuno, né di alcol né di droga. Consideriamo che molto spesso, che purtroppo l'alcol e la droga sono delle piaghe sociali della nostra epoca, dei nostri tempi, e che purtroppo molto spesso arrivano a casa uomini drogati che non hanno, che probabilmente non si rendono neanche conto della violenza che usano nei confronti delle donne, delle mogli, delle amanti, delle compagne, perché sono completamente fatti. E questo è un altro problema sociale che noi dobbiamo affrontare. Guardate, io mi ricordo mia mamma, no, ma vi dico perché prima la signora Mammola diceva delle donne di un tempo, eccetera. Una volta purtroppo le violenze sulle donne erano qualcosa di spaventoso, e non si sapeva. E mia mamma mi raccontava di storie, che poi mi metteva a dire, noi ci mettiamo a dire, però erano storie vere, di donne che da mammola andavano a piedi alla nina a portare e mangiare il cibo agli uomini che stavano sulle montagne a coltivare i terreni, e appena arrivate lì, invece di essere, non dico ringraziate, perché si prendevano una passata di legnate, proprio come proprio la vicina. Ma andavano a piedi, scansi, poverissime donne, proprio povere, molto povere, che facevano ogni giorno questo viatico, e una volta arrivati lì, anziché trovarsi un uomo e diceva grazie per essere venuto a portarmi a mangiare, non, si prendevano la passata di legnate, ed era una normalità, capite? Perché erano violenti, perché era la loro cultura, era il loro modo di essere. Oggi questo modo di essere dobbiamo combatterlo, non c'è più la belli, però ragazze, qua moriamo, cioè ognuno di noi purtroppo potrebbe essere vittima di tutto questo che si sta dicendo, e quindi dobbiamo sforzarci tutti quanti di fare un passetto avanti. Grazie. Ok, l'ultima parola la lasciamo allo sportello antiviolenza e poi ti salutiamo. Sì, infatti, allora è quello che hai detto perfettamente, diciamo che la prevenzione non è mai abbastanza. Quindi noi agiamo con la prevenzione sul nostro territorio, con le istituzioni che mettono le forze dell'ordine, importantissimo, infatti ci sarà la presenza anche da un tribunale, perché è importante che ci siano proprio queste donne che vengono capite proprio nella loro fragilità e nelle loro problematiche, che non tutti, anche per rispondere alla dottoressa, non tutti hanno la possibilità di confrontarsi con una collaborazione viceversa. Ci sono donne che crescono da sole, perché abbandonate da uomini violenti, o perché chiedono case di rifugio per andare a montagna a questi territori che sono stati battuti, per queste case di rifugio è necessario che ci sia, perché sono lontane, perché si lascia appunto che in quel lasso di tempo l'avvocato vuole agire, e in quel lasso di tempo quella donna può trovare che di essere uccisa, o magari di essere veramente, come capita con me una volta, una donna era quasi stava per scomparire, se non fosse stata che è stata buttata, diciamo, dall'immediatezza delle indagini, che quindi la domandiamo molto in flagranza legato al suo eventuale carnefice. Quindi è necessario che ci siano queste situazioni, queste prese di posizione anche delle istituzioni, che ci sia cultura nelle scuole e che ci sia appunto tutto questo, lo sportello antiviolenza si parte per questo, con la sinergia, la cosa è quello che voglio dire, in perfetta privacy, la denuncia è fondamentale e che vengano le vittime, se si considerano tali, perché bisogna pure dire che ci sono donne che non sono vittime di violenza, ci sono le denunce spontanee,
sono denunce che si fanno proprio perché il compagno non ci sta più bene, allora io ricorro a denunciarlo per potermi disfare. Sono delle situazioni particolari, quindi quando ci sono delle situazioni che sono particolari, quindi con gli sportelli facciamo questa attività in piena privacy, quindi questo è importantissimo. Noi siamo qua proprio vicinissimo, questo è il nostro sportello di Lorenzo. E c'è un numero, siamo su Instagram, siamo su Facebook, c'è uno staff con tecnologi, psicologi, avvocati, che, in cui la cosa fondamentale che c'è da dire l'ultima e chiudo, la fondamentale cosa che noi chiediamo a queste donne è l'autodeterminazione, devono essere loro stesse ad essere convinte di poter andare avanti, perché se queste donne non sono convinte, vengono una volta lo sportello non verrà più. Succede, non lo possiamo più sapere. Tu vuoi venire, ricordi una maniera sempre abbiamo parlato di questo. C'è molta reticenza da parte di queste donne. Se non c'è questo, io come avvocato e nessuno abbiamo la capacità di dire tu devi mai. Sempre l'autocoscienza di venire a denunciare, perché poi lo sanno, ci sarà un processo, ci sarà poi una seconda vittimizzazione perché dovranno dire o essere ascoltati dal pubblico ministero tutti i giorni, sappiamo che con me, ci sono stati dei moderati che sono stati inseriti, ma ha rallentato il cuore perché ci sono state delle favole che procedurali, quindi per quanto riguarda anche le sue capillari, però voglio dire, è fondamentale che ci sia questa denuncia, questa autodeterminazione, e noi dello sportello lo facciamo. Vi saluto e buona serata a tutti. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Partite finale, io personalmente ringrazio tutti coloro che sono venuti questa sera, ringrazio Ginetta, ringrazio Noemi, ringrazio tutti coloro che hanno commentato su Facebook e non la nostra serata, e lascio l'ultima parola al nostro presidente. Grazie a tutti, buona serata. Tutta la serata per invitare questi disgraziati di uomini, e adesso mi date pure chiudere. Voi chiaramente sto scherzando, però in maniera molto seria affermo, sono convinto e credo che siamo convinti tutti che sia una questione di cultura. E la cultura noi la succhiamo dalle mamme, la succhiamo dai nostri padri, ci viene impartita a scuola, ci viene impartita dai preti, ci viene impartita dal cugino, e quindi è una questione sociale. Non ci sono né uomini buoni né uomini cattivi, non ci sono né donne buone né donne cattive. Chiaro che quando poi ci si deve raffrontare sul livello della forza bruta, e questa è la natura che ha tentato di parare, ma noi non siamo una natura brutale, noi siamo una cultura sociale che cresciamo, che veniamo abbruttati, e quindi facciamo bene oggi a parlare di femminicidi, è intollerabile, però questo è il frutto di una cultura che all'uomo è passata, e la donna che intraprende la strada della ribellione è una donna che dovrà dimostrare di avere delle forze superiori, perché affrontare avvocati, affrontare la società che la mette, affrontare la questione dei figli, cose gigantesche, e non credo che attualmente ci sia una risposta adeguata a livello di Stato, perché quando una donna prende un percorso di allontanamento da un uomo violento e lo intraprende in condizioni di debolezza economica, psicologica, sociale, ma oltre allo sportello che gli offriamo, bravo, miseri 500 euro per scappare.
Il reddito per la libertà penso che siano miseri 500 euro con figli a carico, affitto, luce. Cioè... È lungo il percorso. Io veramente diciamo che non ho fatto altro che raccogliere, cogliere dalle testimonianze, dalle parole che abbiamo sentito qua, semplicemente diciamo uno spicchio. È chiaro che noi come associazione Amici del Libro e della Biblioteca non intendiamo fermarci qua, è chiaro che abbiamo intenzione di fare qualcosa, è chiaro che non invento niente, ma è chiaro che c'è bisogno della collaborazione di tutti quanti. Noi che siamo qua ci mettiamo tutto il nostro impegno e voi care donne a noi care davvero ci date una mano o noi la diamo voi, la collaborazione deve passare da qua. Adesso ritorno a ringraziare quelle stesse persone che avevo ringraziato prima, e cioè l'amministrazione comunale che ci ha dato il patrocinio, c'è da me per tutto, assoluta presidenza. Grazie Mimmo, gentilissimo. E poi Emanuele Ricciardello, Caterina Villa, Ginetta Rotondo, Viviana Mondelli, e se dimentico qualcuno, ricordatelo. Grazie ancora, arrivederci alla prossima. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie Simona, grazie. Grazie. Ciao a tutte. Buona vita. Ciao Ginetta. Ciao Emanuela, poi ci sentiamo su Facebook. Certo. Fatti passare il numero. Ciao. Sì. Ciao Simona. Ciao Simona, grazie. Poi ci sentiamo. Simone, sì, certo. Emanuela, scrivimi il tuo numero su Facebook, su Messenger. Ok, perfetto. Okay. Ciao, buona serata. Ciao. Buona serata. Ciao, Fra.